non sono qui a cercare una poltroncina per un amico. Cara Barbara. No, secondo me ha fatto un errore. Beh, allora sei un guacquaraquà. È colpa anche questa di conto. Prego, applauso. Attenzione sia. Noi abbiamo un pool di esperti. Lei si è portato a casa 60 milioni di dollari. Good morning Vietnam! Buonasera e benvenuti a Good Morning Vietnam, un faro di luce nel marasma generale. Spero non me ne vorrete se quasi tutta questa puntata sarà dedicata al mio settore, quello degli artisti, così duramente colpito dal DPCM, che noi artisti ormai chiamiamo il colore viola. I nostri artisti che ci fanno tanto divertire. Divertire. Te diverto. Ti faccio ridere. Però tranquilli ragazzi, perché già si parla di ristori. Una forchettina di plastica, un coltellino di plastica, stuzzicadenti di plastica, un bicchierino di plastica, un'ala di pollo. Di plastica. Sì, lo so, è dura, ma l'obiettivo è far rimanere a casa il più possibile le persone. Quindi è un lockdown. Ma no! Hanno chiuso palestre, piscine. No, non abbi paura, che si tocca. Teatri e cinema. E sale, gioco e scommesse. Sì, insomma, teatri, sale, bingo e slot sono la stessa cosa. Che una stronzata così non sarà mai sentita da quando l'uomo inventò il cavallo. Da giugno a oggi, 350.000 spettatori, un solo contagio. Deve essere quello che ha fatto scoppiare tutto sto casino, se no non si spiega. Ad ogni modo, rispettiamo le regole, mettiamo la mascherina, manteniamo una certa distanza sociale quando usciamo e così salveremo il Natale. Che bello sta arrivando di nuovo il Natale. I regali, le cene, la tombola, l'albero, il presepe. Tornando a noi, intendo noi artisti, ciò che ci ha dato fastidio più dello stop è ancora una volta essere considerati qualcosa di superfluo, di non necessario. Ma provate per un secondo a immaginare un mondo senza artisti. Gli artisti ci sono sempre. Anche quando tutto va male, continuano a suonare, anche quando il Titanic affonda. E magari qualcuno, prima di morire, salva anche gli altri.